Stai bene? Non me lo chiedere. Devo presumere che non hai chiesto alla Caddy di uscire. Già. Già sì o già no? Già, nel senso che mi avevi quasi convinto che fosse una buona idea. Oh. Non vuoi dirmi niente? No. No, non vuoi o... No, non vuoi, non vuoi. No, in ogni senso. Usi la psicologia inversa? No. House. Donna, 16 anni, imbibizione polmonare, nessun altro problema polmonare o cardiaco, colorazione di gram negativa, niente batteri. Lavora in una fabbrica, starà a stretto contatto con gente emigrata da poco. Grazie al cielo, parte di quella gente che fa il lavoro duro sta arrivando in America. È una minorenne emancipata. Lavora in fabbrica? Allora o è un'olimpionica con una gamba spezzata, o una star delle serie TV che ha speso tutti i soldi in droga, o una bugiarda scappata da casa. Ha perso i genitori un anno fa, non ha parenti. Si è diplomata in fretta per uscire dall'affidamento e avere l'emancipazione. Può aver preso un parassita da un collega. Non ha problemi gastrointestinali, una gravidanza è più probabile e la ritenzione idrica ha portato a un edema polmonare. Ci ha detto che non è sessualmente attiva. È molto probabile che abbia mentito. Non tutti gli adolescenti fanno sesso. Ma tutti gli adolescenti sono stupidi, specie chi pretende l'indipendenza. È una ragazza responsabile, si mantiene da sola. Da una parte Katner ha ragione. Magari è una ragazzina seria e non una puttanella che racconta balle. D'altra parte, un test di gravidanza richiede 5 minuti e non sacrifica più nessun coniglio, quindi zitti e fate il test. Che altro? La droga può provocare uno scompenso cardiaco con inibizione polmonare. Tox screen negativo. Forse adesso non la prende, ma chi ci dice che non l'abbia fatto in passato? Gli adolescenti non vivono sempre in modo spregiudicato. Ancora con questa storia. Katner si fida di lei, altri meno. Quindi, per concludere, basta parole. Frugatele in casa e cercate tossine o droghe. Katner e Foreman, voglio un ecocardiogramma. Vediamo un po' se il cuore è danneggiato.